Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Elbiz. Andremo a creare uno specchietto a forma di gatto. Questo è il prodotto, gli stampi che andrò ad utilizzare, questo è il codice del prodotto appunto, e all'interno ci sono tre stampi uguali a forma di gattino. Tra l'altro sul sito di Elbiz ci sono anche altre varianti, altre forme, ve le linko tutte quante in descrizione insieme ovviamente a tutti i prodotti che andrò ad utilizzare. Quindi andrò a realizzare lo specchietto. Ovviamente una volta realizzato lo specchietto in resina epossidica vado ad utilizzare anche la parte dello specchio in vetro. Questo lo trovate sempre sul sito di Elbiz, questo è il codice. E poi credo che come decorazione andrò ad utilizzare anche quest'altro stampo con la zampina per andare a creare un dettaglio a rilievo appunto con la zampina. Credo che andrò a realizzarla con la resina UV per creare appunto tutti i dettagli. Quindi andrò ad utilizzare entrambe le resine, spero che venga carino. Vi lascio anche un codice sconto per il sito di Elbiz che è GAD3OFF per avere appunto il 3% di sconto sull'intero importo del carrello senza minimo di spesa. Quindi vi lascio ovviamente il codice sconto sia in descrizione e tutti i prodotti che vado ad utilizzare. Vi lascio al tutorial. Rieccomi, mi sono preparata tutta la postazione, tra l'altro ho già deciso tutti i vari glitter e anche i colori da utilizzare, quindi ottimo, senza che dopo vado nel panico più totale. Vado ad utilizzare un bicchierino, tra l'altro è catalizzato, cioè non è sporco, quindi vado a riutilizzare questo e vado ad inserire all'interno 20 grammi di A. Io utilizzo la resina epossidica, questa qui della Resin Pro. Come sempre, eccoci qua, ok, 20 di A, poi ovviamente tara e vado a versare 12 grammi di B. Perfetto, stranamente, ok, sta andando tutto troppo liscio. Ok, chiudiamo il tutto e adesso vado a girare la resina per 5 minuti, ovviamente lentamente. Rieccomi, la resina è pronta e come vedete ci sono un bel po' di bollicine perché ho fatto l'errore di andare a mixare la resina con questa sorta di bastoncino di legno. Siccome sono dei bastoncini di legno non trattati, ovviamente hanno rilasciato secondo me un po' di umidità all'interno della resina e quindi si sono formate queste bollicine. Cioè tutte queste bollicine non mi sono mai formate quando vado a girare la resina con qualcosa di simil metallo, tipo questo aggeggino qui. Quindi per non aver problemi per quanto riguarda la colata dello specchietto vado a scoppiare tutte le bollicine passando velocemente questa pistola ad aria calda. Ok. Ed ecco qua, c'è solo una piccola bollicina lì che si è salvata, però diciamo rispetto a prima, ottimo. E quindi adesso vado ovviamente a colorare la mia resina. Io pensavo di inserire davvero una micro goccina di questo nero e poi utilizzare questo bellissimo pigmento e poi andare a giocare un po' con tutti questi colori, tutti questi glitter per andare a creare davvero un colore molto molto particolare. Quindi come dicevo vado a prendere uno stuzzicadenti per prelevare una goccia, ma anche ok, ecco qui, lo prendo direttamente dal tappino perché me ne serve davvero pochissimo, quindi vado a prelevare proprio una micro parte, ecco, così va benissimo. E poi vado ad aggiungere questo qui, che ovviamente questo è in polvere. Mi serve un cucchiaino, eccolo qua. Vediamo se questa quantità va bene, quindi vado a girare ovviamente il tutto
con questo molto lentamente. Che bel colore! E adesso vado ad aggiungere tutti i vari glitterini. Parto con queste codette fucsia, poi aggiungo questi glitter glitterino blu. Questi che sono un fucsia, sempre glitter. Aggiungo questi oro. Che stupendo. E poi aggiungo anche qualche codetta blu elettrica. Ok. E poi ovviamente glitter bianchi. Deve venire uno specchietto wow. E giro il tutto. Non sempre col cucchiaino, se siamo soddisfatti del risultato. Sì. Stupendo. Una sorta di color petrolio. Molto molto bello. Sì, perché poi dopo voglio anche realizzare una luna in fronte al gattino dorata, in modo da ricordare un po' il gattino di Sailor Moon, Luna. Non so se vi ricordate. È cascato un micro glitterino qui dentro, vabbè. Eccolo qua. E adesso vado ovviamente a versare. Ma no, vabbè, che bello. Ok. Ovviamente ricordate di versare la resina anche in questi, questo e questo piccolino qui, perché ovviamente vi serviranno questi. Ok. E adesso, per non far danno, per andare a versare questo, al limite utilizzo il cucchiaino. Ok. E adesso attendo la catalisi. Rieccomi, sono trascorse esattamente 48 ore e il gattino si è catalizzato. Adesso vi mostro per prima le zampine realizzate sia con la resina UV e poi con la resina epossidica. Questa è la prima zampettina, che carina. E poi vi mostro anche le piccine. Ed eccola. È venuta molto molto carina. E questa è l'altra. Poi ovviamente avevo creato anche la luna. Ovviamente ho creato anche la stellina, al limite. Vediamo quale ci sta bene. E adesso andiamo a scoprire. Che bello! È piena zeppa di glitterini. Prova a togliere anche la luce. Eccola qui. È uno spettacolo. Molto molto carina. Vi mostro anche l'altro. Eccolo qua, stupendo, cioè non vedo l'ora di vederli insieme. Allora, questo va così, credo, e poi
apre in questo modo. Ok, vediamo questo come è venuto, che è quello che va a collegare tutte le parti, sperando che sia venuto bene, perché senza questo non si fa nulla. Ok, è la parte fondamentale dello specchietto, sempre se riesco a toglierlo dallo stampo. Eccolo qui. Ok, ci siamo. Vado a vedere come si infila. Rieccomi, forse ho capito. Devo andare ovviamente a limare questa parte qui che ho colato per sbaglio. Quindi vado a limare questa parte qui. Rieccomi, ho cercato di limare questo pezzo. Mi raccomando, se prendete questo stampo, colatelo bene. Non fate il mio errore di lasciare dei bordini. Allora, quindi credo che vada così, incastrato all'interno qui. Vediamo. Rieccomi, credo di aver capito. In pratica questo gancino qui va messo in questo modo, dove c'è questa parte liscia ovviamente dalla parte interna, e questa invece dove c'è questa sorta di scalino va messo qui. Ovviamente adesso vado con un po' di resina UV ad incollare questa parte qui finale di questo gancino, in modo che può tranquillamente aprire e chiudere lo specchietto in questo modo. Poi, per quanto riguarda lo specchietto, questo è il codice, e credo invece di inserirlo qui all'interno qua, pensavo di inserirlo qui in questo modo, in modo da lasciare, che ne so, un po' di spazio per mettere qualsiasi cosa. Si vuole inserire qualcosa, ovviamente sempre di piccolo, lo si può inserire in questo piccolo spazietto. Poi, per quanto riguarda la zampina, al limite qua la zampina, e la luna stavo pensando di inserirla qui sulla fronte in questo modo, quindi di andare a collegarli in questo modo qui. Che ne pensate? Io nel frattempo prendo una resina UV e vado prima a incollare questo, poi lo specchietto, e poi ovviamente vado a rifinire con i dettagli. Quindi iniziamo prima con questa parte qui. E questo è il risultato. Adesso vado ad attaccare lo specchietto. Come dicevo prima, voglio attaccarlo qui. Ovviamente lo specchietto sul retro è adesivo, quindi tolgo la pellicola. Faccio anche una prova prima di attaccarlo. Ok, controllo i bordi, perfetto. Quindi va benissimo così e vado a fare pressione. Ovviamente bisogna togliere questa pellicola qui, che vado a toglierla dopo. Adesso voglio andare a decorare con la luna e con la zampetta. Allora, la luna vado a metterla all'insù, un po' di resina UV. Ok, stesso discorso anche per quanto riguarda la zampina. E adesso catalizzo in lampada. Ed ecco qui lo specchietto terminato. La zampina si è catalizzata, anche la luna. E adesso vado a eliminare anche questo. Ed eccolo qua. E volendo, come dicevo prima, si può inserire qualcosa qui. Questa è la cover del mio cellulare. E lì ci sono io. Ciao! Niente ragazze, lo specchietto è terminato. Io lo adoro. Spero che questa idea creativa sia stata di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!